muovere! Veglia, zona contaminata. Sono tre cani e vi porto tutta la musica e le notizie che il vostro cuoricino può sopportare. A quanto sembra abbiamo alcune news. Sentite questa. Domanda. Esiste un dio e se esiste, si interessa a noi? Ero scettico prima che venisse fuori un santo dal Volt 101. Ragazzi, vi piacerà tantissimo quello che sto per raccontarvi. Ok. Così vi ho parlato di James, il tizio che viene dal Vault. E poi vi ho riferito che anche un'altra persona è spuntata fuori dal Vault. Ok? Beh, volete sapere chi è venuto a trovare tre cani nella lussuosa stazione radiofonica al centro di DC, vero? Esatto! L'altro abitante del Vault. Allora, volete sapere come va a finire, vero? Beh, sì, finisce bene.
Si scopre che l'abitante del Vault numero 2 non è altro che la prole di James. Lo so, non riesco a pensare ad altre ragioni. Ok, ma adesso viene la parte triste. Il ragazzo cerca il padre, cerca James. James ha lasciato il Vault 101 senza spiegargli il motivo. Ora ho scoperto che James è uno scienziato e sta lavorando su qualcosa di grosso. È per questo che ha lasciato il Vault. Vediamola in questo modo. Forse James salverà il mondo. Non mi viene in mente nessun'altra ragione. James, se sei in ascolto, tuo figlio è là fuori e sente la tua mancanza. Penso che vorrai trovarlo prima che faccia una brutta fine. Messaggio per tutti gli ascoltatori. Se incontrate il ragazzo del Vault 101 là fuori, dategli una pacca sulla spalla e auguratemi buona fortuna. Grazie per l'ascolto, bambini. Sono tre cani. E voi state ascoltando Galaxy News Radio. Qui è Radio Zona Contaminata Libera e siamo qui per voi. Ora ascoltate attentamente l'annuncio di servizio pubblico. Ricordate, ragazzi, all'arrivo dei predatori non vergognatevi a chiudervi a chiave in casa, barricare le finestre e nascondervi sotto il letto. Quando questi psicopatici entrano in azione, a loro interessa una cosa sola: rendere la vostra vita il più possibile miserabile. Non si può ragionare o trattare con i predatori e non ha senso arrendersi. Vi sparerebbero ugualmente. Quindi correte, nascondetevi o lottate se ne avete il coraggio, ma per Dio non alzate bandiera bianca, la userebbero per strangolarvi. E ora un po' di musica.
Che intenzioni hai? Hannibal dice che devo far entrare quelli come te. Ma ciò non significa che la cosa mi piaccia. Tieni le mani bene in vista e non fare movimenti bruschi. Sto venendo giù ad aprire il cancello. Non pensare nemmeno di entrarci. Hannibal è di sopra da qualche parte. Ti chiuderò a chiave, quindi non azzardarti a fare niente. Ti controllo. Non puoi fermarti qui, signore. Devi prima parlare con Hannibal. Vattene, Hannibal ti aspetta. Ah, un visitatore. Ti auguro il benvenuto nel Tempio dell'Unione. Non ti chiederò come ti chiami. Per il momento non mi interessa. Siamo tutti schiavi fuggiti. Devi promettermi solennemente che non ci tradirai a Paradise Falls o con gli schiavisti. Fino a che non lo trovo, tu non muoverti da qui. Ho la tua parola? Benvenuto nel Tempio dell'Unione, fratello. La nostra casa è la tua casa. Il tuo passato è affar tuo, fintanto che servirai il bene comune. Come simbolo della nostra fiducia, ecco la chiave per il cancello. È Abraham Lincoln, il grande emancipatore. Non sappiamo com'è finito qui, ma ci va a pennello, non trovi? Sono rimasto schiavo per 23 anni, da quando ne avevo 14. Me la sono data a gambe 6 anni fa. Il padrone mi cerca ancora. Quando ho trovato la testa di Lincoln, ho pensato che fosse un segno. Dovevo aiutare gli altri schiavi a scappare. Ho fondato il Tempio dell'Unione come un rifugio sicuro per gli schiavi fuggiti di tutta la nazione. Stiamo cercando di creare un rifugio sicuro per tutti gli schiavi fuggiti. Offriamo cibo e rifornimenti a tutti quelli che ci vengono a cercare e li aiutiamo. Gli rimane solo la dignità. Vuoi che tolga loro anche quella? Supereremo i nostri istinti di base e aiuteremo il nostro compagno. Non c'è abbastanza spazio, acqua o cibo qui. Ma ho un piano. Intendo occupare un posto che diventerà il simbolo della speranza per tutti gli schiavi. Come osi scherzare quando la vita e la libertà dei nostri compagni sono in pericolo? Ti dirò, conosco un posto che possiamo difendere dagli schiavisti. Intendo trasferire la mia gente al sito del monumento del grande Abraham Lincoln, ma devo assicurarmi che sia un posto sicuro. Ho sentito che la zona è infestata dai supermutanti. Prima dovremo mandare qualcuno a controllare. Speravo che volessi aiutarci. Il monumento è facile da trovare. Buona fortuna. Un'altra cosa. Parla con Caleb. Avrà bisogno del tuo aiuto. Non possiamo andarcene fino a che lui non sarà pronto. Era uno scalpellino. Tocca a lui restaurare il monumento facendo del suo meglio. Mi tormenta da settimane chiedendomi di procurargli delle cose che gli servono. Non ho tempo da perdere con lui adesso. Che lo spirito del grande Lincoln ti protegga.
Non sembri tanto in forma, sai? Mi sa che scappi anche dagli scarafaggi radioattivi. Mi chiamo Simone Cameron. Vedi di non darmi fastidio. Hannibal dice che non devo spararti, ma non mi fiderei di averti alle spalle con una pistola. Non per molto. Io e la mia squadra di mercenari siamo stati catturati dagli schiavisti. Per 7 mesi ho dovuto ubbidire agli ordini come un cane. Quando ho intravisto un'occasione, l'ho colta al volo. Non avevo nessun altro posto dove andare. Hannibal mi ha preso con sé. Non ha mai fatto caso al mio passato. Sparo ai ficcanaso. Che diavolo pensi che faccia? Difendo questo posto. Che razza di pivello? È Lincoln. Ha liberato degli schiavi tanto tempo fa. Se ti interessa saperne di più, vai ad assistere al discorso di Hannibal. Ne tiene sempre uno dopo pranzo. Non voglio fermarti. Sembra sicuro là fuori. Ecco una faccia nuova. Io sono Caleb. Se hai intenzione di rimanere qui per un po', mi servirebbe il tuo aiuto. Tanto tempo fa, 8 anni fa, credo, siamo fuggiti in 3 durante la notte. Hanno preso Lysel e John. Io ho trovato scampo nella zona contaminata. Mi ero unito ai predatori all'inizio, ma quando ho sentito di questo posto, sapevo di dover venire qui. Hannibal ti ha parlato del Lincoln Memorial. Beh, non intende solo andarci a vivere, vuole anche restaurarlo, fare in modo che la gente ne parli e che le voci possano giungere agli schiavi. Ma non posso restaurare una cosa se non so che aspetta avesse. Ho bisogno di un disegno o di una fotografia. I nostri antenati onorarono la memoria di Lincoln con una mostra al Museo di Storia. Spero che vi sia rimasta una fotografia del monumento. Il mio ex padrone mi ha insegnato l'arte muraria. Aggiusto le cose. Un giorno spero di riuscire a riattaccare la testa di Lincoln alla statua nel monumento. La testa di pietra fa parte della statua di Abraham Lincoln. Hannibal vuole che io la riattacchi alla statua che si trova all'interno del monumento. Ok. Mm-hmm.
spera di farti a pezzi! Ora! Prenderò a calci in culo. Smettila di muoverti così tanto. Non puntarmi quella cosa. Quella cosa ci avrebbe ucciso senza il tuo aiuto. Grazie. Senti, prendi questa mappa. Ci dirigevamo lì, ma il Deathclaw mi ha fatto passare la voglia di andare in cerca di avventure nella zona contaminata. Like a star shining.
Bless you, darling, for being an angel. Just when it seemed that heaven was not for me. Bless you for building a new dream. Just when my old dream crumbled so helplessly. In that vine-covered chapel on the hill, your face was a hymn that lingers still. So bless you, my darling, my angel. Yeah.